utilizzare il videocorrettore in pratica bisogna avere ovviamente la telefonia. Io ho messo qui un pannello per poter mettere il foglio da utilizzare, da disegnare, e vi consiglio comunque di avere sempre una stampa su carta del soggetto, anche perché nonostante io abbia fatto una modifica alla foto attraverso il Photoshop, rendendola in HD, togliendo la saturazione, perché questo è importante per quanto riguarda di sapere dove sono i chiaroscuri esattamente, io prendo la mia stampa, in questo caso decido di fare l'unica così, eccola qua, questa è la foto che proietterò poi sul foglio in maniera tale da avere l'immagine e poterla disegnare con una matita molto dura, una 2H, un 6H, un HB anche, e praticamente io metto il foglio dell'immagine a portata di mano e farò la proiezione su per giù qui. Come carta utilizzerò la Canson, faccio vedere il blocco, con questa in pratica, che è un color crema, e lo piacerò attraverso il nastro carta qui. Allora io ho piazzato il tutto. Cosa ci serve? Ci serve una gomma pane, una matita, come dicevo, dura, quindi io credo che utilizzerò una 5H o una 3H, vediamo, e poi ci servirà ovviamente il videocorrettore. Io ho questo, che è un videocorrettore molto piccolo ed è abbastanza economico, con una 50ina di euro si può tranquillamente acquistare, ha una porta HDMI, una porta USB che è quella che mi serve per mettere la chiavetta con l'immagine all'interno. Vediamo come funziona. Ecco, come vedete l'immagine è già proiettata sulla nostra carta e in pratica io posso tranquillamente disegnarla. Essendo mancino io vado da sinistra, da destra verso sinistra, anche per evitare di macchiare, perché voi potete fare ovviamente il contrario. Quindi io comincio direttamente a farmi, diciamo, i bordi. Come vedete io non ho neanche spento totalmente, cioè non sono col buio pesso, ecco, perché già riesco comunque già a vedere le mie linee. Il tratto deve essere molto leggero, perché se ci sono degli errori devo essere anche in grado di poterli cancellare senza nessun problema, e anche azzizzarli senza nessun problema, eventualmente faccio qualche linea un po' storta. Se volete vedere come sta avvenendo, basta semplicemente mettervi davanti e vedete il tratto come lo state facendo. Non so se si vede, ma suppongo di sì. Questo per esempio è un po' storto. Indietro con il grande disco, in maniera tale che ce l'ho già eventualmente pronto. Stessa cosa per i capelli, che c'è un soggetto biondo, quindi c'è un po' di difficoltà in più. Paradossalmente si può tranquillamente fare addirittura tutto il disegno attraverso la videocollezione, però diciamo che il divertimento poi si perde.
qui abbiamo un scuro, guarderò sempre l'immagine di riferimento che in questo momento non voi non vedete, ma voi l'avete visto poco fa dove l'ho messa. Per questo è importante o utilizzare l'immagine stampata su carta o eventualmente, se avete un iPad, un tablet, potete tranquillamente utilizzarlo a portata di mano. Se non volete utilizzare, diciamo, sprecare toner o magari non avete la possibilità di stamparlo, potete tranquillamente anche utilizzare un tablet. Questo, ribadisco, non è barare, ma semplificarsi la vita. Ovviamente i capelli non devono essere precisi all'immagine, perché sennò, però diciamo che bisogna anche avvicinarsi. Non siamo parrucchieri, quindi non dobbiamo fare la messa in piega precisa. Andiamo qua. Le sopracciglia io me le faccio direttamente, così ho già insieme anche questa ombra nel naso. Sono cose che poi uno fa i dovuti aggiustamenti, no? Però diciamo che il nero assoluto, quello che magari più importante che venga già riportato su, ma anche i chiaroscuri, come vedete li sto comunque tracciando. Ovviamente vanno sfumati e con la gomma vanno modellati. Questa linea la facciamo, ci abbiamo almeno la linea del mento. Non devono esserci linee nette. Un disegno. Thank you.
Quindi fatto questo, uno lo si mette di fronte al proiettore e vede il risultato. Ovviamente questi sono chiaroscuri temporanei che poi andrò a vedere un po' meglio. Per questo utilizzo una matita dura, per evitare di rimanere, che rimangano segni. Bene, questo è il lavoro, adesso farò con della gomma pane, passerò leggermente in maniera tale da togliere l'eccessiva grafite, dopodiché andrò a riprendere tutti i chiaroscuri partendo dal lavoro molto graduale. Andrò dai più chiari ai più scuri. È un lavoro molto che esige molta pazienza e se vogliamo avere un buon risultato la pazienza la dobbiamo avere. Quindi cercate di prendere il più dettagli possibile in maniera tale che non vi perdete nell'immagine successivamente. Un consiglio che vi voglio dare in più è di cercare di non rimettere l'immagine alla ricerca di qualche dettaglio che magari vi è scappato, perché è una cosa molto controproducente. Questo lo dico per esperienza. Una volta che voi avete tracciato il tutto, lasciate perdere ogni cosa, va bene così. Cercate poi di prenderlo con l'immagine di riferimento, cercando di riprendere i punti salienti che magari avete perso. E siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di essere stato chiaro nel farvi vedere un po' come lo faccio io, ovviamente. E il risultato semifinale, perché comunque ancora lo devo finire, e questo, aspettate che, ecco, con intenzione poi di modificare un po' qualche dettaglio e creare qualcosa nello sfondo. Comunque questo è il risultato che attualmente ho in mio possesso. Vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video e spero di vederci presto con qualche altra novità, magari sulla pittura. Ciao!